con Chiara Capretti, una delle fondatrici di Potere al Popolo, perché questa è una lista differente da tutte le altre? Allora, è molto semplice, perché noi esistiamo da prima, siamo quelle realtà qui a Napoli, ma in tutta Italia, che hanno provato in questi anni a costruire una risposta ai bisogni della maggioranza della popolazione. Qui a Napoli abbiamo, con l'ex OPG e con tante altre realtà sociali di movimento, portiamo avanti ogni giorno attività concrete per sostenere i bisogni della maggioranza, l'ambulatorio medico, lo sportello legale del lavoro. La nostra differenza è proprio questa: noi siamo legati al territorio che viviamo, non siamo di certo un ceto politico, non viviamo una dinamica di corruzione e di compromissione con i poteri forti di questo paese, abbiamo coraggio, la forza e l'entusiasmo di proporre invece un progetto completamente radicale, radicale a tutte le altre forze politiche presenti, che purtroppo abbiamo conosciuto bene negli anni e sappiamo quali sono le dinamiche di clientele, di corruzione, di completa sottomissione al dominio privato delle grandi aziende rispetto alle politiche che sono state attuate negli ultimi anni e che non hanno nemmeno visto grandi opposizioni da parte di nessuna forza politica che oggi si vuole riciclare e pensare di poter essere un'alternativa. Potere al popolo è quindi un messaggio molto semplice, significa ridare finalmente un senso alla parola democrazia, perché democrazia vuol dire proprio questo, ridare potere alle persone di decidere sul proprio destino, sulla propria vita, di farlo a partire da esigenze concrete, di farlo mantenendo un contatto costante con chi ogni giorno vive, lavora e conosce realmente la situazione in cui purtroppo sta versando questo paese. La vostra portavoce è Viola Carofalo, un personaggio nuovo ma che è sempre stato attivo nelle lotte sul territorio. Assolutamente sì, Viola è un'attivista storica dei movimenti di questa città, ha iniziato a fare politica da giovanissima, lottando contro tutte le riforme che hanno precarizzato il mondo del lavoro, stando vicina a tutte le vertenze che abbiamo seguito, affiancato come collettivo, dalle precarie tesia alla questione di Almaviva, alla campagna contro il lavoro nero, ha contribuito a fondare insieme a noi la nascita dell'ex OPG Soppazzo, con le attività sociali che ne sono nate e con la grande comunità di resistenza che ha portato avanti poi questa sfida lanciata tutto il paese. È una persona che ha lottato per restare in un territorio come il Sud Italia, che costringe tantissimi giovani ad emigrare, e lei è riuscita con grandi sacrifici a trovare un modo di lottare anche qui, di rimanere diventando una precaria dell'università, quindi vivendo lei stessa purtroppo le condizioni che tante persone come noi sono costrette a subire, non avendo la possibilità di avere una vita stabile, un futuro dignitoso. Può rappresentare quindi molto meglio di tanti altri che purtroppo non hanno idea di cosa significa veramente subire le politiche di austerità, di precarizzazione del lavoro, di vivere in un territorio come quello del Mezzogiorno, inquinato, sbeffeggiato, corrotto da clientele e da le mafie, cosa significa invece resistere, lottare e portare avanti però allo stesso tempo ogni giorno con coraggio e con tanto grigio lavoro quotidiano che spesso non riesce ad emergere nelle cronache, ecco, portare avanti un messaggio invece di emancipazione e di risposta, perché attraverso le lotte e le vertenze queste risposte si possono ottenere e oggi vanno rilanciate e vanno portate anche all'interno delle istituzioni, quindi nessuna portavoce meglio di lei a nostro avviso può rappresentare tutto questo. Avete fatto il miracolo di raccogliere più del doppio delle firme che vi servivano, ora il 3%. Ebbene, le sfide ci piacciono. La prima sfida l'abbiamo sicuramente superata e oltre ogni nostra aspettativa si è costruito un entusiasmo e la necessità da parte di tanti di riattivarsi sui territori. La raccolta delle firme l'ha dimostrato, ne servivano 25.000, ne abbiamo raccolte il doppio in pochissimi giorni, a dimostrazione che a differenza di gente come la Bonino, noi il radicamento sui territori ce l'abbiamo, le persone, la forza che abbiamo sono le persone che ogni giorno sui territori si impegnano. Ora ci aspetta sicuramente la sfida più grande, che sicuramente non è semplice perché non viviamo un contesto in cui in questo paese c'è curiosità ed interesse verso forze politiche nuove, giovani, alternative come la nostra, quindi c'è purtroppo anche un oscuramento da parte dei grossi media mainstream e questo ovviamente ostacola, ma quello che farà la differenza secondo noi ancora una volta è la forza che ogni giorno portiamo avanti sui territori, parlando con la gente, facendo quello che nessun politico fa, entrando a contatto veramente con le stanze reali di centinaia di migliaia di persone che vivono un presente purtroppo di completo abbandono da parte delle forze politiche classiche.